Chiaroccio, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Tomb Raider. Sono Luca Grazzo 89 e la scorsa volta ci siamo fermati qui, quindi adesso semplicemente proseguiamo. Vediamo un attimo di tirarci la navetta da questa parte. Dai, ok. Va bene, lasciamola qui intanto. Oh. Qua avevo già visto, ok, nella puntata precedente, questo pezzo qui. Okay. Quindi dovremo rigiocarcela con questo pezzo di legno qua. In modo da arrivare all'altra base, ok. Notiamo subito qua cosa c'è. Sembra più una puntata però da The Last of Us che da Tomb Raider oggi. Comunque vabbè. Beh, non c'è una ceppa di niente? No, perché le scale che dobbiamo prendere sono quelle là. Perfetto. Se io la tiro qua, finita. No, 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 sto sfasando di brutto. La navetta non serviva proprio a niente, serviva solamente per fermare quel dannato bagaglio elettrico che veniva a contatto con l'acqua, ecco il perché. Beh, adesso io non so se probabilmente vi avrò tagliato un bel pezzo, però sono 13, facciamo 14 minuti che sto tentando di vedere come cazzo andare avanti. E vabbè. E manufatti da una tomba antica. Sì. Cosa stavano cercando? Attenzione, che scopriamo qualcosa di interessante. Punto di partenza, tomba saccheggiata, segreta indiana svelata. Va bene, adesso immagino di dover tornare giù di qui, sì. Ok. Comunque l'avevo scoperto effettivamente casualmente proprio. Potenziamo. Sì, vediamo se abbiamo. 653, abbiamo un punto abilità anche. Io volevo potenziarmi però il mitra col silenziatore in modo che possiamo giostrarcela abbastanza facilmente. Silenziatore, ok, acquista. Va bene. E in più abbiamo un punto abilità che andiamo subito a far salire, vediamo, capito? Killer, fucile automatico, mettiamo maestria fucile automatico. Ah, non posso. Sì, no, non posso ancora. E qua cosa abbiamo di disponibile? Adattamento. Ok, vabbè, me ne manca una, allora facciamo un maestro d'adattamento. E questo cos'è? Che posso anche farlo. No? Facciamo questo, che era un'abilità che avremmo dovuto già apprendere all'inizio del gioco, ma va bene. Proviamo a tornare indietro, ma la vedo insomma abbastanza difficile come cosa. Non credo che io debba tornare indietro così dal nulla. Mi sembra strano. Ah.
Mappa aggiornata, premi bla 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 per vedere le ricompense sulla mappa. Raggiungi il relitto dell'Enduras, quindi sì, devo tornare indietro effettivamente, va bene. Questo sentiero all'andata non l'abbiamo fatto, io non lo ricordo, o forse mi sto semplicemente sbagliando. No. Sicuramente non mi hanno sentito. Qua c'è qualcosa? Scopriamolo subito. Munizioni. Beh, ero anche a secco. Quindi ok. Sono tornato al punto di partenza, va bene. Facciamo così, facciamo prima. E rifaccio la strada qua sotto. Spero di farcela. Uno, due e tre. Devo andare qua giù sicuramente. Sì. Ecco qua, raggiungiamo il relitto che è da questa parte, ok. Faccio un ponte. Strano che non sia caduto, di solito nei videogiochi cade sempre comunque. Se trovate un ponte prima o poi cadrà, quindi. Allora, vediamo un attimo di trovare il punto d'appiglio. Ah, eccolo. No, non posso ancora farlo. Ah, ok. Quindi non è quello. Penso che così abbia più senso. Oh! Qua la presa quando arriva all'altro punto del capo la fa da sola. Intanto un collezionabile, va bene. Un'immagine di del proseguiamo per di qui, ebbene sì. Bunker costiero. Tanto attenzione, che stiamo per uscire, stiamo per raggiungere comunque la nostra area designata. Landers, Sì, vabbè, io mi questo fermerei zoo qui, ti piace? salverei, ovviamente. Abbiamo ancora pochi materiali, quindi direi che abbiamo appena fatto aggiornamenti all'attrezzatura, quindi non abbiamo altri sviluppi, quindi va bene così, salviamo. Vecchia roccia, l'appuntamento di oggi è finito. Se il video vi è piaciuto, spolliciatelo, condividetelo ovunque, iscrivetevi al canale YouTube Luca Grax 89 e alla pagina Facebook Luca Grax 89. Bella vecchia roccia!